2, 1, via! Dai tempi di Brawl è uno dei personaggi più richiesti a gran voce. Il villain per eccellenza della saga di Kirby ha un posto speciale non solo nel cuore degli appassionati, ma anche in quello di Masahiro Sakurai. Il papà di Smash e della palla rosa, infatti, è il doppiatore ufficiale del Pinguino Blu. Personaggio lento e pesante, presenta numerose caratteristiche che lo differenziano da un classico heavy hitter. Sto ovviamente parlando di King Dedede e il video è pensato per aiutarvi a rispondere a questa domanda. Potrebbe diventare il mio main? Io sono il Poro Michele e se queste guide vi piacciono lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti poi quale personaggio vorreste vedere trattato nel prossimo video. Lento, grosso e distruttivo. Queste sono le caratteristiche tipiche di ogni peso massimo. King Dedede però si differenzia per una peculiarità non da poco: un gioco aereo senza rivali. Tanto per dire, 5 salti in aria e una delle migliori recovery verticali del gioco. Non vi basta? Aspettate, andiamo con ordine. Innanzitutto la mobilità a terra. La lentezza generale viene bilanciata da degli ottimi tool per lo spacing. Tra tutti spicca il forward tilt, dove Dedede utilizzerà il martello estendendo le sue hitbox a mo' di spada. E proprio come tutti gli spadaccini, abbiamo una mossa dall'ottimo range che ci mette al sicuro dagli attacchi degli avversari. Se invece vogliamo sbilanciare la fase di neutral e spingerci verso un approccio più aggressivo, il dash attack è una panzata violentissima in grado di uccidere anche a basse percentuali di danno, ma come andremo a vedere è solo una delle tante opzioni che il pinguino ha a disposizione per fare tanto male, esponendosi però facilmente contro attacchi degli avversari. Gli smash attack ad esempio seguono questa stessa impostazione, tantissimo danno ma una lentezza generale che non solo li rende facilmente prevedibili, ma espongono King Dedede a numerosi tipi di contrattacco, quindi bisogna giocare in modo furbo e cercare di mischiare un po' le carte in tavola. Ad esempio vengono in nostro soccorso le prese. La up throw e la down throw sono due perfette combo starter e ci permettono di concatenare attacchi devastanti dove trovano spazio anche degli smash attack, ora difficilmente evitabili. Un ottimo modo per mettere pressione all'avversario è quello di avvicinarsi con un nair, mossa con un ridottissimo lag in chiusura che permetterà di combare qualsiasi cosa, anche la mossa più hot di tutto il gioco, il down tilt. Stupido sexy pinguino. Scherzi a parte, sperimentate il più possibile sempre con un occhio di riguardo per i tilt attack. Ad esempio l'up tilt può entrare in combo con se stesso a basse percentuali di danno ed è un ottimo modo per far spiccare il volo all'avversario. Passiamo quindi alla mobilità aerea, sorprendentemente elevata per un personaggio della sua stazza. L'up tilt è ancora una volta un'estensione del martello in grado di dare il via a delle interessanti azioni di juggling, così come il back air può chiudere un incontro ben prima del previsto. Ma è soprattutto al bordo che Dedede brilla tanto per la recovery quanto per il ledge trapping. Abbiamo una recovery assurda in grado di coprire distanze verticali grandissime. Il consiglio, ora più che mai, è sempre questo: recovery dal basso, ma proprio in fondo. Difficilmente l'avversario si spingerà così lontano nel tentativo di negarvi il rientro. Una volta aggrappati al bordo, poi potrete mettere in seria difficoltà l'avversario lasciandovi cadere e sorprendendolo con degli attacchi aerei che grazie alla loro estensione saranno in grado di compenetrare il terreno e andare a segno anche da sotto lo stage. L'up B può essere anche una controffensiva devastante in grado di spiccare l'avversario, ma per me il gioco non vale la candela. Una mossa troppo rischiosa che potrebbe metterci in situazioni di netto svantaggio. Si può comunque annullare dopo il moto ascendente, ma Dedede atterrerà in uno stato di vulnerabilità facilmente punibile. Parlavamo di ledge trapping e a questo punto analizziamo il proiettile a disposizione di Dedede, il gordo. La sua side B può essere un ottimo strumento per mettere pressione all'avversario, così come per bloccarlo al bordo, ma dovrete studiarvi bene le distanze prima di riuscirne a sfruttarne il potenziale. Il gordo tra l'altro ha zero priorità su qualsiasi mossa e può essere rispedito facilmente al mittente, il che non è affatto una cosa buona per il nostro pinguinone, a meno di non ribattere a nostra volta con il neutral B, ovvero il risucchio. Questo è un ottimo scudo contro qualsiasi tipo di proiettile, anche quelli già ribattuti, e garantisce un'ottima counter ad un personaggio altrimenti facile preda dello spamming avversario. Inoltre, se dopo aver lanciato il gordo ruoterete lo stick verso l'alto, cambierete la sua traiettoria di rimbalzo, avvicinandola a Dedede. In questo modo si può da subito risucchiare e lanciare orizzontalmente contro l'avversario.
E per finire il Down B, il Jethammer, attacco caricabile così potente da danneggiare Dedede una volta raggiunto il livello massimo. Che ve lo dico a fare, impatto devastante, ma buona fortuna nel cercare di sorprendere il vostro avversario. Certo però, portandolo a segno, avrete una bella soddisfazione. Insomma, Dedede è uno di quei personaggi che va studiato a fondo per capire le sue debolezze e scoprire poi qual è il modo di evitarle. Mai giudicare un libro dalla sua copertina, e se il primo impatto potrebbe far pensare a un sacco d'allenamento per il juggling, dovrete presto ricredervi contro un Dedede che sa il fatto suo. L'umiliazione è dietro l'angolo. Ragazzi, vi ricordo che l'appuntamento fisso in live è il mercoledì alle 21 per fare una stanza Smash tutti quanti insieme e provare a mettere in pratica i consigli di questo video. Vi aspetto nei commenti. Quale sarà il prossimo personaggio? Io sono il Poro Michele, da Dreamland, ciao!